cerca di intercettare Maradona, che comunque fa un velo di disturbo. Barros, l'intervento poi per il gol della Juventus per un, ma una manovra, però viene annullato, annullato l'arbitro, ha annullato il gol. C'era stato un po' di malinteso nella retroguardia del Napoli, di cui Laudrup era riuscito ad approfittare, ma l'arbitro però, ecco che rivediamo l'azione. L'arbitro a questo punto aveva bel controllo del brasiliano, incrocia con Maradona, passaggio di ritorno di Maradona ancora ad Alemão, nuovamente per Maradona, quasi in zona tiro, palla che arriva in area dove Francini non riesce a concludere. Renica ripropone ancora un lungo campanile nella zona di Tacconi, c'è un calcio di rigore, calcio di rigore in favore del Napoli, calcio di rigore per un fallo su Careca. Adesso Gambuti ci ripropone, c'è stato un lunghissimo rinvio, ecco il lunghissimo rinvio di Renica, lunghissimo, e vediamo che Brio va all'inseguimento della palla. Intanto ecco il fallo su Careca, è Bruno che commette il fallo, fallo su Careca mentre è rimasto a terra. Tiro, gol, Napoli in vantaggio al decimo minuto con un calcio di rigore di Diego Armando Maradona. La partita prende subito il binario che il Napoli si augurava, cioè segnare subito per poter rendere credibile la possibilità di rimonta e contemporaneamente per calcio di punizione in favore del Napoli. Si infoltisce l'area di rigore juventina, svetta e colpisce di testa bene, ma risponde altrettanto bene il portiere juventino Carnevale. Ecco la ripetizione, il lancio di Alemão, il colpo di testa di Crippa e la combinazione dei due brasiliani. Careca tenta l'affondo, combinazione ancora con Alemão, si libera il varco per Alemão che va al tiro, angola troppo Alemão. Bellissimo il duetto fra i due brasiliani, Careca ed Alemão, sull'ultimo passaggio di ritorno di Careca. Stabilmente si trova più sul versante destro. Ecco ancora un bel intervento di Maradona che recupera un prezioso pallone. Apertura, colpo di testa, schiacciato a terra. Sulla conclusione vedete che Careca. Ecco la punizione di De Agostini, spiovente molto alto. Salta sulla linea Corradini. Salta sulla linea Corradini, spazzando l'area di porta, contropiede impostato su Careca. Careca va via in contropiede, evita l'avversario, entra in area di rigore, richiudono i difensori su di lui, perde un attimo il tempo Careca, poi mette al centro e l'azione sfuma perché Carnevale viene anticipato da Careca, che era stato bravissimo, eccolo rivediamo, nella prima fase molto bravo a superare gli avversari, poi qui perde un momento l'attimo, riesce soltanto a conservare con questo robusto taker il possesso della palla, poi però mette in mezzo dove Carnevale viene anticipato, comunque è Napoli conquista questo bel pallone con Carnevale che va al tiro, gol! Gol del Napoli! Primo tempo e si chiude con il gol di Andrea Carnevale, ribaltata la situazione dell'andata, c'è stato un imperdonabile errore sulla tre quarti da parte dei giocatori juventini. Ecco, vediamo, Alemão che ruba la palla a Mauro. Bravissimo Alemão a rubare la palla a Mauro. Serve Alemão, Carnevale, solissimo. E Carnevale dal limite dell'area di rigore, prima di entrare, fulmina Tacconi. Napoli 2, Juventus 0. Al 46esimo minuto del primo tempo, eravamo una trentina di secondi al di là del 45esimo, il Napoli ha raddoppiato proprio come aveva fatto la Juventus all'andata, che nel finale del primo tempo trovò
il raddoppio con l'autogol di Corradini. Volare il proprio portiere, Maradona. Ottimo lo spunto di Maradona che resiste a due cariche e porta il contropiede ancora verso Renica. C'è un fallo su Maradona e l'azione però non era valida. La palla era finita fuori, l'arbitro aveva già fischiato il gioco. L'azione era proseguita ma l'arbitro aveva già fischiato il gioco. Ecco l'azione, Maradona, c'è il fallo di Tricella su Maradona mentre la palla era finita poi nella zona di Careca che era andato al tiro con deviazione di Tacconi, ma tutto questo è stato inutile, il tiro di Careca, la prodezza di Tacconi, perché l'arbitro aveva già fermato il gioco assegnando il calcio di punizione per il fallo su Maradona che era stato bravissimo prima a resistere a due cariche. Maradona batte la punizione, in lunga in aria, para Tacconi, colpo di testa di Careca fuori. Dopo che il primo colpo di testa da parte di Carnevale era stato respinto da Tacconi, che adesso si sta molto arrabbiando con i compagni. Rivediamo l'azione, mentre Tacconi continua a discutere con i compagni. Ecco il primo colpo di testa di Carnevale, bravo Tacconi a respingere con le palme aperte. Poi c'è l'altro colpo di testa sulla ricaduta da parte di Careca. Poi però aggancia Laudrup. È bravo a liberarsi Barro, scentato in servito Marocchi, il suo tiro va fuori, controllato dal portiere Giuliani. Ecco Marocchi che imbeccato al 37esimo minuto, tutto è possibile a questo punto. Giocate individuali, invenzioni, ecco un tentativo che finisce fuori da parte di Crippa. Laudrup va al tiro alto di un soffio, bella giocata di Laudrup. Altobelli, palla che arriva verso Carnevale difende ancora la palla, mette al centro, tocco all'indietro verso l'attento Tacconi per sbrogliare questa situazione che si rendeva pericolosa nell'area della Juventus. Ferrara batte la punizione, serve Crippa, Corradini mette nel mucchio in mezzo, saltano un po' tutti, rimpallo su un tiro, esce poi Carnevale a riconquistare la palla, effettua il cross, mischia e gol il Napoli al 40, al 14esimo, ha segnato con Renica, gol in questa azione nata proprio dall'ultimo episodio. Vi lascio immaginare il tripudio che sta avvenendo qui sullo stadio, in campo. Ecco che opportunamente il regista Gambuti sta girando le sue telecamere a far vedere quello che avviene in campo ed è, vi assicuro, una minima parte quello che riuscite a percepire con queste immagini dell'esplosione di gioia che c'è qui intorno anche alla nostra postazione. Sono ricomparsi i fumogeni, il Napoli ha segnato al 14esimo minuto del secondo tempo supplementare quando mancavano meno di 60 secondi ai calci di rigore. Rivediamo l'azione, ecco Careca, era stato battuto un calcio d'angolo, Careca alle prese con Bruno, mette in mezzo, si sviluppa una mischia, gira di testa credo Renica, ma nella mischia non sono sicurissimo. Rivediamo, c'è Renica col numero 6 lì, vediamo se è proprio lui, e infatti è proprio lui, colpisce un po' sporco fra tempia, non pulitissimo. Ancora adesso se la Juventus segnasse passerebbe la Juventus, ma non c'è più tempo, è finita. Il Napoli ha battuto per 3-0 la Juventus e si è qualificata per le semifinali. È il Napoli dunque la squadra che si affianca a Sampdoria e Milan in questa conquista del calcio italiano di tutte e tre le semifinali. In tutte e tre le coppe, in Coppa dei Campioni c'è il Milan, in Coppa delle Coppe c'è la Sampdoria, in Coppa UEFA va avanti il Napoli che ha battuto in una partita ricca di emozioni al
quando mancavano meno di 60 secondi alla fine dei tempi supplementari, la Juventus, in una partita che purtroppo lascia fuori una squadra italiana.